Allora, la tua teoria è che gli altri attaccano Guendalina per mettersi, diciamo, in mostra, no? Per emergere e poi far parlare di loro. Chi sì. sono in particolare? Dimmi i nomi. Ma quelli che l'attaccano, ma poi è una cosa, cioè, dati alla mano. Di che si parla stasera? Dell'attacco a Guendalina. Nel senso, un blind quindi attaccato 13, Guendalina. 13 di noi, tutti, certo. 13 no, 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 di noi lo fanno tutti. Per emergere. No, non tutti. 13 di noi. Allora, tutti quanti. Allora, posso parlare? Scorsa settimana erano tutti contro di te. No. Ma 13 di noi lo fanno blind, aspetta. Allora, aspetta, finiamo io con Edoardo. Sì. Che, allora, io dico che ci stanno, per esempio, persone che inventano storie per attaccare Guendalina per far sì che si parli poi in puntata e litigare. Perché sennò veramente a volte vedo che non ci sono proprio cose interessanti. L'unico modo per emergere è litigare con Guendalina. Si sono inventati. È sparito, hanno detto addirittura che Guendalina di notte è andata in un'isola che sta a 500 metri di notte a nuote, ha preso un cocco e l'ha rubato. E poi è comparso di mattina, mo ritrattano perché. No, ci dovevano litigare e a me, io vi dico che di là i discorsi di base, di interessanti non ci stanno. Vediamo che esce fuori stasera.